occasione del trentennale della scomparsa del noto poeta bellunese Ugo Neri, il presidente del circolo Andrea Caffi di Belluno, Luiberto Croce, ha proposto ad Andrea da Cortà, musicista e insegnante che collabora con diverse realtà del Veneto, di realizzare un CD in memoria dell'artista. Così è nato il progetto Ve domande se l'è giusto, che a settembre è stato presentato al Teatro Comunale in una serata dedicata proprio a Ugo Neri. Il progetto è nato in realtà quest'estate. Io ho già in passato musicato dei versi di Ugo Neri e mi è stato proposto in maniera così anche molto, molto leggera così di occuparmi di un CD per commemorare insomma questo personaggio. Ho lavorato da solo, è tutto fatto in multitraccia e poi sì, come dire, ho chiamato qualche amico per dare qualche tocco in più, insomma una voce in più, la collaboratrice, l'amica ormai da tanti anni, facente parte del mio gruppo, la Pina Sabatini, Lena Chiarabelli, Piero Bolzan, alcuni amici che hanno, come dire, hanno apportato un qualcosa in più a quello che era già stato steso, insomma. E così nell'arco di un paio di mesi ho imbastito questo CD, insomma, in modo da poterlo far uscire per settembre, che è stato il periodo in cui abbiamo fissato la data per un evento dedicato a Ugo Neri al Comunale di Belluno. C'era il coro minimo bellunese, di cui lui è stato presentatore per tanti anni, i parenti di Ugo Neri e alcuni amici che hanno così, tutti insieme lo abbiamo ricordato, ciascuno a modo proprio. L'incontro tra Andrea e l'universo poetico di Ugo Neri risale a diversi anni addietro. Papà era amico di Ugo. Erano cacciatori insieme, quindi tanti anni fa si frequentavano e soprattutto il papà era un fan di Ugo Neri, quindi noi da bambini conoscevamo a memoria gran parte delle sue poesie. Quindi è un eco per me che è durato per tanti anni e quando vi è stata la possibilità così di concretizzare questa cosa, l'ho fatto molto volentieri.